Buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo i lavori in questo convegno dal titolo La dissociazione tra origini antiche e attuali scenari, prospettive teoriche cliniche in evoluzione. Dunque, il mio compito è quello di aprire i lavori e quindi di introdurvi un po' a questo argomento di cui poi i relatori tratteranno invece in maniera approfondita i diversi aspetti. Scusate, ma... ecco, un po' meglio. Intanto anticipo subito che quando parliamo di dissociazione la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci in qualche modo se stiamo parlando tutti della stessa cosa, poiché parlando di dissociazione può venirci in mente appunto un sintomo o sintomi dissociativi, può venirci in mente il disturbo dissociativo, possono venirci in mente i disturbi dissociativi e chiaramente tutto il legame col trauma, che è quello che ha riportato ad oggi l'attenzione sul problema o sul fenomeno della dissociazione. Il DSM stesso, il DSM-5, sapete che il DSM-5 tratta i disturbi non più in assi, ma secondo il periodo di vita, no? A partire dai disturbi del neurosviluppo fino ai disturbi dell'età invece più avanzata, inserisce i disturbi dissociativi vicino al capitolo sui disturbi da trauma e da stress e da eventi stressanti. E nella stessa introduzione dice proprio che c'è una correlazione, una stretta parentela tra questi quadri clinici. Quindi anche il DSM sottolinea questo aspetto appunto legato al trauma. Dobbiamo dire che ci sono diverse vie quando parliamo di dissociazione. Quella che vi proporrò io riprende un po' una frase del filosofo Betti che dice che bisogna passare a volte dal significato alla significatività. Ecco, il percorso del mio piccolo intervento sarà questo. Partiremo dal significato, inteso come appunto più, diciamo così, categorizzazione, più sul versante appunto dei sintomi in senso stretto e dei quadri, per andare poi alla significatività. Ma quello che ci guiderà saranno le stesse identiche domande, cioè vi proporrò questo piccolo percorso chiedendoci in che senso parliamo di dissociazione, quali sono le caratteristiche fondamentali e faremo delle piccole descrizioni. Intanto diciamo che se prendiamo la prima via, la classificazione DSM, come vi dicevo, dei disturbi dissociativi prevede il disturbo dissociativo dell'identità, l'amnesia dissociativa, ad oggi anche il disturbo da depersonalizzazione e derealizzazione, quando queste esperienze diventano pervasive e ripetute, e abbiamo anche una nuova classificazione che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, che è quella che invece vede la divisione tra le forme da compartimentalizzazione e le forme da distacco. In questo senso quindi i primi due sarebbero più o meno all'interno delle forme da compartimentalizzazione e il disturbo da depersonalizzazione e derealizzazione sarebbe il disturbo appunto rientrante nel distacco. Qual è la seconda domanda che ci ponevamo? Quali sono le caratteristiche? Il DSM ci dice che la sconnessione o la discontinuità della normale integrazione della coscienza, della memoria, dell'identità, dell'emotività, eccetera, fino ad arrivare a dire che comunque la dissociazione può colpire tutte le funzioni psichiche. Mette poi questa specifica, cioè che non sono esperienze volute dal soggetto, anzi spesso compare imbarazzo, confusione e desiderio di nasconderli. Questo, torno un secondo indietro, questo preambolo ve l'ho fatto per chiarire un po' il punto. Perché? Perché diciamo che la dissociazione in passato, come poi ci aiuterà la dottoressa Silvestri a capire, ha goduto di grossa fortuna, fino ad arrivare però intorno agli anni 90 a delle forme estreme, in cui c'erano anche queste sorta di eventi sensazionalistici, no? Dove c'erano degli psicologi che con delle tecniche anche ipnotiche oppure ipnosi regressiva cercavano di dimostrare poi l'esistenza della dissociazione, quindi anche delle varie personalità, attraverso l'induzione ai partecipanti. E quindi questa grossa manifestazione doveva dare poi la misura di quanto il fenomeno fosse vero.
Questo chiaramente ha portato anche un movimento contrario. Il movimento contrario è stato di tutti quelli che poi sono arrivati a dire che questi fenomeni non esistevano, erano suggestioni, scusate qui la mia S romagnola non mi aiuta molto, e erano indotte appunto e quindi non veritiere. Ad oggi noi abbiamo ancora degli esempi, degli esponenti di questo tipo di pensiero, c'è ancora chi appunto sostiene fermamente che questo tipo di diagnosi non andrebbero poste o comunque che questo disturbo sia più una moda diagnostica. Un esempio è Alain France, che nel 2014 in Italia, nel 2013 comunque ha pubblicato questo libro, La diagnosi in psichiatria, ripensare il DSM-5, dove alla voce appunto disturbi dissociativi, quindi pensiamo che sta parlando proprio del DSM, apre il capitolo con un quadretto che dice avvertenza, allerta, moda diagnostica, e subito dopo prosegue proprio nella parte dedicata al disturbo dissociativo dell'identità dicendo rispetto alla diagnosi che lui consiglia di evitarla del tutto. Quindi abbiamo tutta questa fascia appunto di studiosi, di teorici, di professionisti che sostiene questo tipo di aspetti. Abbiamo poi invece peraltro una grossa attenzione data da tutti gli studiosi anche dell'attaccamento, dei grandi traumi, che invece sostiene come i disturbi dissociativi e tutte le esperienze ad esse connesse siano fortemente legate alle esperienze traumatiche, anche traumi relazionali quindi, e hanno anche tentato di proporre una categorizzazione invece fatta proprio di una sorta di grande contenitore denominato da qualcuno come disturbi da trauma complesso e da stress estremo. Quindi abbiamo ancora ad oggi queste due, diciamo così, fazioni. Per quanto riguarda prima via, quindi quella del significato, mi permetto di dire due parole, ovvero due parole personali. Il mio interesse per la dissociazione in realtà era più legato a quelle che sono le esperienze, a quelli che sono anche i sintomi, a quelli che sono i vissuti della persona, quindi storicamente io mi sono interessata a questo campo più legata a quello che è la schizofrenia o i disturbi di personalità. Mentre invece sono entrata in contatto più tardi con tutta l'altra gamma delle esperienze dissociative e dei disturbi dissociativi in un modo direi molto comune, anche molto ingenuo, quando una mia collega che si occupa di criminologia mi portò a vedere questa trasmissione. Chi l'ha visto? Ebbene sì, questa trasmissione ebbe tutto il mio interesse per un grosso periodo quando si occupò dello smemorato di Collegno, un caso famosissimo in Italia, il caso più famoso che abbiamo in Italia, che catturò l'attenzione del pubblico, della stampa, di letterati, di scienziati per circa 30-40 anni. Vediamo come questo ci può aiutare. Addirittura fu un caso così famoso che ad oggi è diventato un modo di dire, dagli anni 30 rientra nei modi di dire, chi sei lo smemorato di Collegno? E sono state fatte fiction, nel 30 ad esempio Pirandello gli ha dedicato un'opera teatrale, Totò ha fatto una parodia su questo, ma ci sono stati anche grandi personaggi insomma, che si sono occupati e si occupano ad oggi, chi l'ha visto addirittura riproposto nel 2014 una trasmissione per dire come l'interesse è molto alto. Vediamo come questo ci può aiutare nella nostra prima via e ci può condurre poi alla seconda via. Nel 27, sulla Domenica del Corriere, comparì questo trafiletto con questa foto e sotto al trafiletto era scritto: ricoverato il giorno 10 marzo del 26 nel manicomio di Torino, casa di Collegno, nulla egli è in condizione di dire sul proprio nome, sul paese d'origine, sulla professione. Parla correttamente l'italiano e ricordiamo il periodo storico, quindi non era così scontato. Si rileva persona colta e distinta dall'apparente età di 45 anni, di anni 45. Cos'è che possiamo dire su questo signore? Questo signore venne fermato un anno prima, quindi nel 26, l'annuncio apparve nel 27, mentre si avviava, si aggirava in maniera confusa dentro un cimitero, sembrava trafugasse dei vasi, aveva in mano comunque un vaso di rame.
fermato dal custode, viene denunciato per furto, quindi arrestato dalla polizia. La polizia non riesce ad avere nessun tipo di informazioni, tanto che ravvisa questa condizione come patologica e lo accompagna al manicomio di Torino. I medici dopo un anno decretano che questo soggetto aveva in realtà tutte le sue facoltà, era in pieno possesso delle sue facoltà, delle sue capacità di intendere e di volere, fatto salvo appunto l'aspetto dell'identità personale, cioè non era in grado di dire come avesse in qualche modo conosciuto le cose che conosceva, quindi come fosse in possesso delle informazioni che conosceva. Parlava di filosofia, parlava di politica in un'epoca del dopoguerra, parlava correttamente l'italiano, non sapeva dire nulla della sua vita personale, però leggeva, si relazionava in maniera adeguata. Durante il ricovero di un anno aveva manifestato degli atti autolesionistici e in particolare legati ai tentativi di ricordo o quando, in seguito poi all'articolo di giornale, veniva chiesto un riconoscimento. Questo caso fu talmente famoso perché si parlò di truffa, si parlò di grande impostore, si parlò invece di patologia, si parlò di amnesia isterica. Ad oggi questo caso ha le caratteristiche, seguendo la nostra domanda iniziale, no? Quali sono le caratteristiche? Avrebbe le caratteristiche per rientrare in un'amnesia dissociativa. Era un signore che vagava senza mente, era confuso, atti autolesionistici, non ricordava nulla di sé, quindi c'era questa sorta appunto di amnesia generalizzata ma legata all'identità, e si innervosiva se portato al ricordo, ok? Fu un caso talmente importante che la prima volta in cui nella storia italiana venne chiesta in tribunale ad esempio quella che oggi si chiamerebbe una CTU, cioè vennero convocati psichiatri, esperti del tempo per decretare, per aiutare il giudice a decretare se oggettivamente stesse mentendo oppure se questa situazione era possibile. Ora non proseguo sulla storia, non ci occupiamo di se mentiva, non mentiva, chi era o non chi era, proprio perché quello che mi propongo nel presentarvi questa cosa è che nessuno si occupò di cosa oggettivamente o di cosa personalmente potesse significare per una persona vivere questo grado di esperienza. Cioè non ci fu un'attenzione. Cosa significava per questa persona non sapere niente di sé? Cosa significava relazionarsi e poi diventare sconvolto in un tentativo di riconoscimento? Ecco allora quello che mi propongo di fare con voi, cioè di arrivare alla seconda via. La seconda via è quella della significatività. Questa via che vi sto proponendo un po' sarà trattata anche dagli interventi successivi, dall'intervento della dottoressa Lo Iacono, dall'intervento del dottor Fontana, perché ha a che fare invece con ciò che noi vediamo di più a livello clinico, ma anche con la persona in senso appunto stretto. Diciamo che questo tipo di esperienze, soprattutto quelle che possiamo chiamare da distacco, derealizzazione, depersonalizzazione, c'è chi parla di affettività, no? Sono esperienze talmente comuni e talmente diffuse nella popolazione, ormai dimostrato anche a livello statistico, che tutti noi potremmo averne fatto esperienza o essere entrati in contatto con questo tipo di esperienza. E quindi, al di là delle esperienze dissociative normali, che aprono poi tutti i quesiti di cui sentirete anche parlare altri relatori, se si può parlare di dissociazione normale, in che termini, in che modo. Quindi al di là di questo ci chiediamo quello che ci siamo chiesti all'inizio, quali sono le caratteristiche fondamentali, perché se io dovessi fare un po' come Franz e mettere un triangolino di allerta, direi che forse molto spesso nell'occuparci della ricerca di tutte le caratteristiche, di quanto queste caratteristiche ci siano o non ci siano, di quanto siamo all'interno di una diagnosi da compartimentalizzazione piuttosto che invece in un altro tipo di diagnosi, forse mettiamo tutti in un imbuto per arrivare a quell'etichetta, ma ci dimentichiamo quella che è la persona, appunto, come lo smemorato, no? Ci dimentichiamo di chiedere o di ascoltare che cosa significa per la persona vivere questo tipo di esperienza.
Quindi io mi asterrò dal parlare dei sé multipli, sé unitario, che sentirete nel corso del convegno, che sono tutte cose interessantissime, ma focalizzerò di più la vostra attenzione sulla descrizione di questo tipo di esperienza da clinica e da psicoterapeuta. Direi che nella seconda via la cosa più importante è l'orecchio e quindi, invece che partire da descrizioni tecniche come abbiamo visto inizialmente, partirei proprio dalle descrizioni che noi possiamo ascoltare dalle persone che si rivolgono a noi, che arrivano in qualche modo a dirci quello che gli è capitato. Quelle che vi ho riportato sono frasi reali di pazienti, il primo è un mio paziente, ma altri sono pazienti proprio di colleghi. E sono frasi molto tipiche, forse molti di voi potranno riconoscere alcuni dei propri pazienti. Le leggo un attimo insieme a voi. Non saprei, mi dicono che ho fatto questo ma non me lo ricordo, come se ci fosse un buco, perché prima avevo pensato di farla finita, mettermi la corda al collo, poi mi sono ritrovato il giorno dopo a terra, mentre, scusate manco un R, la deponevo e tutti mi chiedevano se ero impazzito. È stato terribile, vedevo la mia mano, questa è un'altra persona, vedevo la mia mano muoversi mentre prendeva la forchetta, era mia eppure era come se non fosse mia. Altra persona, giravo la chiave dell'auto e ho alzato gli occhi e tutto era strano, patinato, tutto mi spaventava, era come se il rumore fosse lontano, gracchiante e strano. Seguendo lo stesso percorso quindi ci chiediamo quali sono le caratteristiche comuni in queste descrizioni. Il primo aspetto è sicuramente la spiacevolezza dell'esperienza. Queste sono esperienze spiacevoli, sono esperienze che la persona vive come troppo strane, come aliene. Sono esperienze che rompono in qualche modo nel normale fluire della vita e che quindi creano proprio una sorta di esperienza talmente sgradevole da avere difficoltà a poterla riferire. Poi ci mettiamo anche il fatto che non ci sono parole per riferire questo tipo di esperienza, tant'è che vengono chiamate esperienze del come se, e il come se non è a caso, nelle descrizioni dei pazienti proprio quello che compare è questo, era come se, dottore era come se, l'impossibilità di dire un'esperienza che principalmente è corporea o comunque percettiva, ma è un'esperienza talmente altra rispetto al normale fluire che non trova parole adeguate. Ricordiamo poi che ci sono anche una serie di studi, ad esempio quelli di Van der Polk, che dimostrano già da anni come molto spesso nella rievocazione di questo tipo di esperienza si crei proprio una sorta di spegnimento, tra virgolette, dell'area di Broca e quindi anche proprio l'impossibilità di racconto. E infine quella che compare è l'alterazione. L'alterazione di che cosa in queste parole, in questo vissuto? L'alterazione del normale, essere collocati nella vita, potremmo dire, no? Usando anche un po' le parole della fenomenologia. E cioè l'alterazione dell'esperienza del fluire, di quell'ingenuità che ci appartiene quando noi normalmente ci approcciamo al mondo, al nostro corpo, alla nostra mano, ok? E quindi abbiamo un'alterazione di quelle che sono le principali categorie, principalmente io direi del tempo. Perché del tempo? Perché tutti noi abbiamo una sorta di filo temporale che racconta la nostra storia a noi stessi, ma che ci permette anche di muoverci liberamente. Quando questo filo temporale viene interrotto, un po' come se riprendo Mitchell, invece di vedere il film vedessimo solo il fotogramma in quel momento, no? E quel fotogramma si estende in una maniera, in un tempo, che non è il normale estendersi del tempo. È una sorta di prigione, un presente che perde però le caratteristiche del normale presente e quindi non ha la possibilità di accedere al passato, non ha la possibilità di proiettarsi verso il futuro, è un presente dilatato, un presente strano. E questo tipo di esperienza qua toglie dall'immediatezza dell'esistere. Sulla base di questo, leggendo poi il libro di Stolorov, sono molto d'accordo nel ritenere che molto spesso sia più importante come clinici, quando ascoltiamo queste persone, offrire quella che si chiama una casa relazionale, quella che Stolorov chiama una casa relazionale, ovvero di dare una sorta di contenitore, di posto dove poter mettere
un'esperienza che diversamente non ha dove essere messa, fa parte della persona e allo stesso tempo è come se in qualche modo fosse estranea alla persona. Quindi, se dovessi così interrogarmi su un titolo possibile per un convegno come questo, forse quello che viene in mente a me è la dissociazione. Molte, molte domande aperte. Vi ringrazio.